Hare Krishna. Vorrei fare una breve introduzione su come è nato questo libricino, Il cantico delle creature, Dio nel cuore della materia. Ero a fare un programma radiofonico, un notturno, per una radio marchigiana e mi hanno chiesto di preparare un argomento. Dovevo parlare a persone che sono molto lontane dalla coscienza di Krishna e che hanno invece una tradizione cristiana cattolica molto, molto radicata e soprattutto un affetto speciale per San Francesco, che ha passato molto tempo della sua vita nelle Marche. E allora la prima cosa che mi è venuta in mente è San Francesco, il cantico delle creature. E un po' per volta è venuta fuori tanta conoscenza contenuta in queste poche parole, perché sicuramente il cantico delle creature è una preghiera breve, molto semplice, ma è frutto di una lunga meditazione e nasconde una grande saggezza che San Francesco ha vissuto, di cui ha dato un esempio molto pratico. In questo possiamo dire che lui è stato nel suo campo e per come ha potuto un acharya, cioè un maestro spirituale che ha insegnato con il suo esempio. Possiamo dire anche che fosse un tapasvi, una persona dedita al tapasya, ad austerità e penitenze molto forti, molto pesanti. Aveva un rapporto con le creature senzienti e non senzienti molto speciale. Per lui erano tutti fratelli e sorelle, anche la morte. Infatti la morte è una delle creature. L'introduzione a questo libro dice: perché San Francesco? Perché San Francesco entra nel cuore di tutti. È una grande anima che parla un linguaggio universale. Con queste poche pagine ci chiniamo davanti alla sua grande saggezza che gli esprime in parole semplici e piene di devozione. Chi sia stato San Francesco lo sappiamo, e sappiamo anche quanto sia stato importante il cantico delle creature per la crescita spirituale di tante anime. Sappiamo meno dell'immenso patrimonio di conoscenza che si cela all'interno del cantico delle creature come un tesoro prezioso in uno scrigno. Questo piccolo studio vuole essere un modesto omaggio alla grandezza di San Francesco. Meravigliati che la sua opera letteraria contenga i segreti dell'antica sapienza divina, fondamento di tutte le tradizioni spirituali autentiche. Sole, luna, acqua, sono per noi fratelli e sorelle. Scopriremo che il pensiero francescano fonda le sue radici nell'eternità. La nostra speranza è di poter offrire momenti di felicità e di riflessione. Ed è con questa intenzione che dedichiamo in particolare a tutti gli ascoltatori, innanzitutto ovviamente quelli della radio, questi pensieri e queste meditazioni. Ok. Che sia un punto di partenza per una atavica e pur sempre nuova visione della vita. Su questo libro si è preferito dare il cantico delle creature in lingua originale, poi tradurremo laddove è difficile comprendere. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sole laude, la gloria et l'onore et omne benedizione. Ad te solo altissimo se confano et nullo homo inedigno tementovare. Laudata sie, mie Signore, cum tutte le tue creature, specialmente Messer lo frate Sole, lo quale iorno et allumini noi per lui. E te lo è bello e radiante con grande splendore, da te altissimo porta significazione. Laudato simi Signore per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate clorite et preziose et belle. Laudato simi Signore per frate vento et per aere et nubilo et sereno, e tonne tempo, per lo quale alle tue creature dai sostentamento.
Laudato si mi Signore per sora acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. Laudato si mi Signore per frate focu, per lo quale è nallumini la notte. Ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. Laudato si mi Signore per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta et governa et produce diversi frutti con coloriti fiori et erba. Laudato si mi Signore per quelli che perdonano per lo tuo amore et sostengono infermitate et tribolazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che da te altissimo sirano incoronati. Laudato si mi Signore per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volutati, che la morte seconda non farà male. Laudate et benedicetemi, Signore, et ringraziate e serviateli con grande umilitate. Hare Krishna. Avete capito tutto? Più o meno? Adesso poi traduciamo un po' per volta, a mano che guardiamo le diverse creature. Ora, mi è venuto naturale di fare una comparazione con la Brahma Samhita, perché Brahma dice: adoro Govinda, il Signore primordiale, no? Laudato sì mi Signore. Quindi il concetto è lo stesso, il sentimento, l'attitudine è esattamente la stessa. Ok, cominciamo con Fratello Sole. Laudato sì mi Signore specialmente per Messer lo Frate Sole. Messer, lo chiama il Messer perché è molto autorevole il Sole, che fa giorno e tu ci illumini attraverso di lui e ti illumini noi per lui. È bello e radiante, con grande splendore, e da te altissimo porta significazione, che significa che ti rappresenta. Il Sole rappresenta il Signore. E adesso vedremo i vari punti in cui Krishna nella Bhagavad Gita dice tutte queste cose. Frate Sole, tra tutte le creature dell'universo, il Sole è la principale. Per questo la prima lode di Francesco al Signore riguarda Fratello Sole. Non è casuale l'ordine in cui San Francesco mette queste creature. È frutto di una precisa realizzazione. Dal Sole dipendono tutte le altre creature. Dal Sole dipende la nostra capacità di vedere il mondo che ci circonda e dal Sole dipende la stessa sopravvivenza del creato. Ma il grande Sole non agisce in modo indipendente e, sebbene manifesti una potenza immensa, segue con obbedienza il suo cammino universale secondo l'ordine divino. Benché situato in un punto del cielo, Fratello Sole espande la sua azione e splende nello stesso momento in tanti posti diversi. Si riflette ovunque, diventando molteplice, ed è il re di tutti gli astri, che ne riflettono e ne ricevono la luce e l'energia. Crea le nuvole, facendo evaporare col suo calore immenso l'acqua presente sulla terra, dalla quale estrae solo l'essenza, affinché la pioggia cada pura e ricca di energia vitale. Fratello Sole crea la nebbia per liberare il terreno dall'eccesso di acqua e arricchire l'aria di ossigeno, quindi la dissipa dopo aver fatto respirare la natura. Quando è nascosto dalle nuvole o dalla nebbia, come Dio, il Sole rimane fisso nella sua posizione di controllo di questi fenomeni. Dagli antichi Veda apprendiamo che Frate Sole è l'occhio di Dio nell'universo, una scintilla del suo splendore. Possente e incontaminato, radioso e puntuale, sorgendo e tramontando, il Sole viaggia sulla ruota del tempo, scandendo la durata della vita terrena di tutti gli esseri che nascono in questo mondo. Hare Krishna. E qui poi ho riportato delle frasi famose, diciamo, perché
ovviamente parlando a persone che non hanno la conoscenza dei Veda, ho dovuto in qualche modo avvicinarli attraverso cose che loro conoscono. Personaggi che conoscono, tipo Victor Hugo che scrive: contemplati al mattino la purezza divina, quel prodigioso sorriso, il sole. Poi c'è un teologo tedesco di nome Novalis che dice: se vediamo un gigante, esaminiamo prima la posizione del sole e assicuriamoci che non si tratti dell'ombra di un pigmeo. Di fronte alla maestà di fratello sole, il fisico Isaac Newton esclamò: non credo che l'universo si possa spiegare solo con cause naturali e sono costretto a imputarlo alla saggezza e all'ingegnosità di un essere intelligente. La gravità può infatti mettere i pianeti in movimento, ma senza il potere divino non potrebbe metterli in moto circolare intorno al Sole. Questa era la sua realizzazione. Poiché la luce e il calore di Frate Sole rendono possibile la vita, queste trasformazioni dell'energia solare sono le cause dell'infinita varietà di manifestazioni presenti sulla Terra. E come Dio, che è la sorgente del creato ma ne rimane indipendente, così il Sole, sebbene sia la fonte della vista, degli oggetti visibili e della propria immagine riflessa, è autonomo e splendente in sé. Dice Leonardo da Vinci: vorrei trovare le parole che mi permettano di biasimare coloro che mettono il culto degli uomini al di sopra di quello del sole. E allora ho voluto riportare anche una parte dell'inno al sole del faraone Akhenaton. Ti ergi glorioso ai boldi del cielo, tu da cui nacque ogni vita. Quando brillavi dall'orizzonte a est, riempivi ogni terra della tua bellezza. Sei bello, grande, scintillante. Viaggi al di sopra delle terre che hai creato, abbracciandole nei tuoi raggi, anche se sei lontano. I tuoi raggi sono sulla terra, anche se riempi gli occhi degli uomini, le tue impronte non si vedono. Quando sprofondi oltre il confine occidentale dei cieli, la terra è oscurata come se fosse arrivata la morte. Allora gli uomini dormono, il capo coperto, incapaci di vedersi tra loro. Ogni leone esce dalla sua tana, il buio è totale e la terra silente. Quante sono le tue opere? Dalla tua unicità dai corpo a milioni di forme, città e villaggi, campi, strade, fiumi. Tu stesso sei la durata della vita, gli uomini vivono attraverso di te. Iniziamo a citare la Brahma Samhita, come abbiamo detto prima, in cui Brahma dice: Yachakshuresha Savita Sakala Grahanam Rajasamasta Suramurtir Ashesha Tija Yasyagyaya Brahmati Sambrita Kala Chakro Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Adoro Govinda, il Signore primordiale, sotto il cui ordine il Sole, re di tutti i pianeti, assume un potere e un calore immensi. Esso rappresenta l'occhio del Signore e percorre la propria orbita, obbedendo al suo ordine. Noi siamo contenti quando c'è il Sole. Ci svegliamo più allegri, più entusiasti, meglio disposti verso la vita, perché noi siamo creature di luce. L'anima è luminosa. Krishna dice nella Bhagavad Gita: con la sua luce l'anima illumina il corpo intero. Quindi abbiamo un'affinità col sole, con questa luminosità, che non è altro che una scintilla del Brahman Supremo, della luce, della radiosità del Signore. Anche se poi durante la giornata ci perdiamo in una serie di attività anche molto illusorie che ci allontanano dalla contemplazione di questa creatura che è il sole, dalla quale la nostra stessa sopravvivenza dipende, no? E lo diamo per scontato. Ah sì, ma tanto c'è il sole. Poi magari quando è assente lo notiamo di più. Per la sua assenza lo notiamo di più, perché non c'è il sole, questa creatura divina. Il Signore la cita molto spesso nella Bhagavad Gita. Iniziamo con, innanzitutto, cominciamo proprio dalla base, perché Krishna non è solo
l'origine del sole, è proprio l'origine. Infatti Brahma dice il Signore primordiale, colui da cui tutto emana, no? Abbiamo un verso, che è il 7.7, in cui il Signore, della Bhagavad Gita, in cui il Signore prima di tutto dice qual è la propria posizione rispetto alla creazione e rispetto a noi. Matta parata ramnanyat, kincidasti dananjaya, mai sarvamidam protam, sutremani ganaiva. O conquistatore di ricchezze, non esiste verità superiore a me, tutto su me riposa come perle su un filo. Che detto con altre parole, corrisponde al verso 10.8. Aham sarvasya prabhavo, matta sarvam pravartate, iti matva bhajante mam, buddha bhava samambita. Dei mondi spirituali e materiali sono la fonte, da me tutto emana. I saggi che conoscono perfettamente questa verità mi servono e mi adorano con tutto il cuore. Quindi Krishna è l'origine di tutto ed è anche l'essenza di ogni cosa. E questo lo leggiamo nel verso 8 e nel verso 9 del capitolo 7. Poi ci ritorneremo su questi versi perché ci sono anche altre creature qui. Verso 8. Sono il sapore dell'acqua, o figlio di Kunti, la luce del sole e della luna. Prabhasmi Shashi Suryayo. Quindi Prabhasmi Suryayo, la luce del sole. Surya è il sole. E poi dice anche altre cose. Poi vedremo nel verso 9 come lui è anche il profumo originale della terra, madre terra. È il calore di fratello fuoco, il calore del fuoco. Sono la vita di tutto ciò che vive e l'austerità dell'asceta. Krishna è tutto. E il sole è considerato da Krishna il re di tutti i pianeti. E questo lo leggiamo nel verso 10.21, quando Krishna elenca ad Arjuna 82 opulenze, di cui una è proprio il sole. Tra gli astri sono il sole radioso. Qui Francesco dice radiante, tejas si dice. Tejas significa radiante. E tra le stelle sono la luna. E passiamo a sorella luna. Qui cosa dice Francesco di sorella luna? La aggrega le stelle. Perché la aggrega le stelle? Per sora luna e le stelle. Perché è così, la luna non è un satellite, non è un pianeta. La luna è una stella. E Krishna lo dice nella Bhagavad Gita, in questo verso numero 10.21. Tra gli astri sono il sole e tra le stelle la luna. Magari lui non le ha letti, Veda, non l'ha letta la Bhagavad Gita, ma l'ha realizzata questa cosa. Da chi gli è stata rivelata? Sicuramente lui è uno dei grandi santi con la scienza infusa, a cui il Signore ha rivelato la conoscenza nel cuore, San Francesco. Sorella luna. E qui ho introdotto con una piccola poesia che a un certo punto mi è venuta fuori perché ero ispirata dal primo Shikshastakam di Chaitanya Mahaprabhu, in cui lui paragona la nostra coscienza a un giglio che si rinfresca ai raggi della luna del santo nome. E quindi è venuto fuori questo piccolo pensiero. Nel seno ampio dell'oscurità risplende il giglio al chiaro della luna. Si bagna nei suoi raggi, protende il collo a respirare la sua luce bianca, intimo idillio, tenero, delicato ardore, stretti nell'anima, la luna e il giglio giocano il gioco eterno dell'amore. La luce della luna è lo splendore riflesso del sole, quindi è la seconda figura del
cantico, perché dopo il sole viene la luna, ma anche dalla luna dipende la nostra sopravvivenza. Krishna dice, sono, adesso non ricordo esattamente dove, però dove lo dice, sono la luna che dà e do gusto a tutti i vegetali, perché i raggi del sole sono caldi, inaridiscono tutto senza i raggi della luna, che invece rinfrescano e controllano proprio tutto quello che riguarda l'aspetto essenziale della natura. Come una madre che nutre i suoi figli. Con i suoi raggi rossi e caldi, il sole permette la crescita e lo sviluppo di tutte le specie viventi. E con gli stessi raggi, trasformati dal potere divino di sorella luna fino a diventare bianchi e freschi, il grande sole le nutre e le alimenta con la linfa vitale. Senza i raggi della luna tutto inaridirebbe e i prodotti della terra non avrebbero né il succo né il sapore. Esiste un calendario lunare che indica il tempo giusto per la semina e il raccolto, per l'annaffiatura e la potatura. La luna crescente e la luna calante segnano le fasi di crescita e di calo della linfa vitale. Ai raggi della luna è affidato anche il governo delle maree. Le diverse fasi della luna in realtà non toccano la luna in sé, che non cresce, non cala e non scompare. San Francesco dice: «Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, a confermare ciò che insegnano gli antichi Veda quando parlano di sorella luna come di una stella, la più luminosa». Lo splendore che emana dalla persona di Dio è paragonato alla luce della luna, perché come i raggi di sorella luna rinfrescano e alleviano la calura ardente di frate sole, così lo splendore del Signore allevia la sofferenza del cuore. Hare Krishna. Quindi la luna è anche la signora della mente, governa anche la nostra mente. Quando si dice sono lunatico, no? Cambi umorali, come le maree, no? Come la linfa che cresce e che cala, si va alti e bassi. Tutto questo è dovuto molto all'influsso della luna su di noi. Noi siamo condizionati, anche siamo metereopatici, no? In realtà noi dovremmo vedere come San Francesco e come Krishna innanzitutto, la luna come una nostra sorella, che ci permette sopravvivere su questa terra, nel nostro passaggio, e ovviamente la nostra vita deve diventare fruttuosa, deve dare i suoi frutti nella forma di realizzazione spirituale. Questo San Francesco lo ha capito bene e ha dedicato interamente la sua vita a questa meditazione sul creato. Lui aveva due realizzazioni. Innanzitutto è partito dalla contemplazione della forma universale del Signore. Nel secondo canto dello Srimad Bhagavatam è spiegato che questa adorazione della forma universale è il primo livello di adorazione. E Krishna lo espone ad Arjuna nel decimo capitolo della Bhagavad Gita. Quando noi non riusciamo a percepire nient'altro che la materia grossolana, perché la nostra coscienza è ingrossata nell'illusione, nella gratificazione dei sensi, possiamo cominciare a contemplare l'esistenza di Dio attraverso il creato, guardando il cielo, le stelle, il sole, la luna. Iniziare a dire, caspita, è tanto grande e io sono tanto piccolo. Questo si chiama Vishvatomukham. Ed è spiegata questa visione delle cose nel verso, vi dico subito, Vishvatomukham, sono nel verso 9.15, proprio nel cuore della Bhagavad Gita Krishna ne parla, perché parla delle diverse forme di adorazione secondo il proprio livello di conoscenza e di realizzazione. E Francesco c'era arrivato a questo, è stata la prima realizzazione che ha avuto, ma è andato oltre.
è andato oltre, è andato fino al Paramatma. Gyana yagyena chapyanye yajantum mam upasane ekatvena pritaktvena bahuda vishvatomukam. Vishva è Vishvarupa, la forma universale del Signore. Mukam, la bocca della forma universale. Perché è una bocca, la Vishvarupa? Perché è come se il Signore spalancasse la sua bocca, come fa davanti a Madre Yashoda. E Madre Yashoda vede tutti gli universi nella bocca del Signore. È così. Quindi la Vishvarupa apre la sua bocca per permetterci di vedere il Signore attraverso la sua creazione. Ma Francesco, con la sua meditazione, la sua contemplazione sulla forma universale, è arrivato a percepire l'esistenza dell'anima suprema. Quindi ha realizzato la conclusione del Sankhya Yoga, l'analisi degli elementi materiali per scoprire cosa? Dio nel cuore della materia. Questo ha fatto, cioè quello che insegna Kapila Muni nel terzo canto dello Srimad Bhagavata, il Sankhya, la filosofia Sankhya. Questo ha fatto San Francesco, quindi ha scoperto l'anima suprema nel proprio cuore e nel cuore di ogni creatura. Perciò lui aveva con le creature un rapporto molto personale, con tutte le creature, persino con fratello Fuoco. A un certo punto le sue austerità erano tali che si ammalò gravemente e gli venne un'infezione che partiva da un occhio e andava praticamente si espandeva lungo tutta la parte sinistra della testa e doveva essere cauterizzata questa infezione. Non esisteva l'anestesia, non esistevano le sarie operatorie allora. Si usava un volgarissimo coltello incandescente. E allora Francesco cosa fece? Era lì seduto, mite, umile, a pregare fratello Fuoco. Ti prego, fratello Fuoco, non farmi del male. Hare Krishna. Con tutto il cuore lui pregava fratello Fuoco in modo molto personale. Tutti i suoi confratelli scapparono via. Non vollero vedere questa scena. Chi di noi sarebbe capace di vedere una cosa così? E quando tornarono, videro San Francesco tranquillo, sereno, con questa infezione cauterizzata, e disse: ma fratello Fuoco è stato molto buono con me, non mi ha fatto soffrire. Hare Krishna. Questa era la sua realizzazione. Volete dire qualcosa? Se no andiamo avanti. Andiamo avanti e passiamo alla prossima figura, che è Fratello Vento. Fratello Vento è il purificatore per eccellenza. E vedremo che ha due forme, una interna e una esterna alla creazione. Krishna dice nel verso 10:31, facciamo sempre riferimento alla Bhagavad Gita perché è tutto lì: tra i purificatori sono il vento, pavana pavatam asmi. Ecco. Uno dice: ma come, il purificatore è il fuoco? C'è anche il fuoco tra i purificatori. Krishna lo cita varie volte, poi vedremo. Ma essenzialmente il vento, perché purifica l'aria, l'ossigena, il vento. Fratello vento è la manifestazione esterna dell'aria. Quindi l'aria si muove innanzitutto eternamente, lo vedremo, nella forma di pranavayu. Nel nostro corpo c'è tanta aria, circola tantissima aria in varie forme, e esternamente quest'aria si manifesta nella forma del vento, anche quando sembra che non sia vento, ma è sempre vento. L'aria esterna è sempre vento per il fatto stesso che si muove. Poi può muoversi più velocemente, meno velocemente,
ma è sempre vento. Il soffio ora leggero, ora impetuoso del vento, che trascende ogni controllo, lo rende una creatura molto rispettata e temuta. A un certo punto Arjuna, nel sesto capitolo, quando Krishna gli spiega la Stanga Yoga, lo yoga mistico, gli dice: io non posso fare questa cosa qui, perché per me controllare la mente è più difficile che controllare il vento. La paragona al vento, proprio perché il vento è molto potente. Avrebbe potuto paragonarla al fuoco, ma l'ha paragonata al vento, la mente. Negli antichi Veda leggiamo che tra gli strumenti di purificazione Dio è il vento. Con raffiche vigorose Dio nella forma del vento pulisce l'aria e con l'arrivo della primavera libera gli alberi dai rami secchi, lasciando spazio alla crescita di quelli nuovi. Si dice che marzo è pazzo, perché ci sono questi venti forti, no? Anche venti di tramontana, molto forti. Ma perché arrivano? Perché devono liberare tutti gli alberi dai rami secchi. Altrimenti come fanno a crescere quelli nuovi? Deve pulire il vento e lo spazzino della natura prima che arrivi il rigoglio della primavera. Ha un suo senso preciso. Quindi quando noi ci lamentiamo perché, ah, che vento, marzo è pazzo. No, non è pazzo, è molto saggio. Sa esattamente quello che deve fare, fa il suo dovere. Deve liberare la natura. Come la luna, fratello vento non cambia mai, è neutrale e indipendente. Non si lascia coinvolgere da nessun oggetto con cui entra in contatto, ma ne trasporta gli effetti. Le gentili brezze primaverili portano in giro il polline e fecondano molte piante. Quando fratello vento passa sulle cascate, ne porta gli spruzzi d'acqua rinfrescante e quando attraversa un bosco, porta con sé la fragranza dei frutti e dei fiori. Invisibile e incorruttibile, il vento è l'aria vitale divina. Nella Bibbia lo Spirito Santo è definito inafferrabile e imprevedibile come il vento. Nel linguaggio biblico tutto il mondo è creatura che respira. Il respiro di vita viene all'improvviso, afferra come il vento, ma nessuno sa da dove viene né dove va. Da fratello vento possiamo imparare l'arte di essere in questo mondo, ma non di questo mondo. E mi era venuta in mente una cosa che adesso naturalmente è scappata via. Portata via da fratello vento. Dunque, passa sulle cane, porta gli spruzzi d'acqua. Oh, Krishna, mi era venuto in mente leggendo questa cosa. Oh, no, era interessante questo punto. Fratello vento è neutrale, non si lascia coinvolgere. Hare Krishna. E fecondano molte piante. Hare Krishna. Porta con sé la fragranza dei frutti e dei fiori. Da fratello vento possiamo imparare l'arte di essere in questo mondo, ma non di questo mondo. Perché lui non si lascia coinvolgere da niente. Passa e va. Eh? Non si sa da dove viene e né dove va. Sì, è invisibile e incorruttibile. Per questo è paragonato allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è paragonato al vento. Perché è il Paramatma, è così. È invisibile e incorruttibile. Anche. Sì, sì, anche. Ma insomma, sì, beh, chiaro, perché purifica. Anche il fuoco purifica. Lo vedremo. Quante qualità ha il fuoco. Fratello fuoco. Ma ora ecco che cosa mi era venuto in mente. Noi attraverso questa contemplazione e meditazione di San Francesco vediamo il Signore attraverso la sua grandezza creativa, no? Eppure Krishna dice alla fine del decimo capitolo della Bhagavad Gita: Ekam Sena Sito Jagat, questo è solo un frammento della mia persona, figuriamoci un po'. Però noi possiamo imparare veramente ad avvicinare Krishna attraverso le sue creature e però dobbiamo sempre ricordare che ci muoviamo in una realtà che è duale. Quindi
possiamo sia vederla con gli occhi della realtà, sia con gli occhi dell'illusione, perché è duale, ha due facce, una esterna e una interna. Noi dobbiamo imparare a vederla con gli occhi di San Francesco e di tutte le grandi anime, cioè con gli occhi interni, la faccia interna della creazione. Allora non saremo coinvolti da quella esterna, che invece è la brutta faccia della creazione. C'è una frase bella di Pascal che dice: la natura ha delle perfezioni che ci fanno comprendere che è l'immagine di Dio e delle imperfezioni che ci fanno comprendere che ne è solo l'immagine. Quindi il riflesso della realtà. Ma se noi purifichiamo la nostra coscienza, allora riusciamo a cogliere l'aspetto interno di questa natura, perché alla fine la sostanza, l'energia è una sola. Non esiste differenza, in fin dei conti, tra energia spirituale e energia materiale. Il puro devoto vede Krishna ovunque. Ovunque. San Francesco lo vede ovunque. Ma proprio con gli occhi dell'amore. Premanjana churrita bhakti vilocanena. Santasa daiva ridayeshu vilokayanti. Ridayeshu. Jesus. Gesù. Questo nome viene proprio da qui. Yeshu significa cuore sacro, santificato. Quando il cuore è santificato, ridaya Yeshu. Rida è il cuore. È santificato, allora anche gli occhi vedono in quel modo lì. Vedono santa, in modo santo, sacro, puro, tutto, qualunque cosa. E mettono ogni cosa al servizio di Krishna. Con questo cantico delle creature noi vediamo veramente quanto Yukta Vairagya c'è in questo cantico delle creature. Yukta Vairagya significa connessione di ogni cosa alla sua fonte, Dio. Perfetta rinuncia. Perfetta rinuncia significa proprio rinunciare all'idea che qualcosa mi appartenga. E quindi tutto parte così, laudato sì, mi Signore, per questo, per quest'altro. Come si riconosce che tutto appartiene a Dio, ogni cosa è ricondotta alla sua fonte. Quindi San Francesco ci dimostra col suo esempio che lui è uno Yukta Vairagi perfetto, sa connettere ogni cosa alla sua fonte. Andiamo avanti e passiamo a sorella Aria. Nella Bhagavad Gita, partirei subito da qui, con questo verso, 7.4, in cui Krishna spiega quali sono le sue energie materiali. Tra queste c'è l'aria. L'aria è Vayu. Condensata e rarefatta, l'aria appare in forme diverse. Quando si dilata fino ad essere molto leggera, diventa fuoco, mentre poi condensandosi diviene vento. Quando si dilata fino ad essere molto leggera, diventa fuoco, mentre poi condensandosi diviene vento. Dall'aria si producono le nuvole per condensazione, e se la condensazione cresce, l'acqua, se cresce ancora, la terra. Questa è saggezza vera. È con queste parole che il filosofo greco Anassimene descrive sorella Aria come il principio stesso di tutte le cose. Così egli pensava, individuando nell'aria la causa prima della sopravvivenza. Ovviamente della sopravvivenza materiale, anche se la causa prima è il sole. Perché senza calore anche l'aria, che è piena di ossigeno, non evaporerebbe nel nostro corpo e noi avremmo un edema polmonare, cioè i polmoni pieni d'acqua. Quindi innanzitutto il calore. Il sole è la prima creatura in assoluto. E infatti quando noi vediamo una persona che è lì, che sta per lasciare il corpo,
il suo corpo non produce più calore e generalmente prima della morte si verifica appunto questo stato di edema, no? Questo rantolo viene dalla presenza di acqua, di un eccesso di acqua all'interno del corpo che non evapora e che viene assorbita con l'aria, perché l'aria è fatta anche di acqua. Per cui qui vediamo quanta saggezza, perché in effetti quando Krishna spiega il processo della creazione, Hare Krishnamara, benvenuta, quando Krishna spiega il processo della creazione nel secondo canto del Bhagavatam, mi sembra che sia, spiega che per il suo potere divino praticamente dall'etere, che è l'elemento materiale grossolano più sottile, cioè lo spazio, in cui viaggia il suono, nasce l'aria. Dall'etere si manifesta l'aria. E dall'aria si manifesta il fuoco. Dal fuoco si manifesta l'acqua, dall'acqua si manifesta la terra. Quindi Anassimene ha di fatto intuito qualcosa, o ha letto, perché allora c'era questa cultura vedica ancora in auge in Grecia, quindi probabilmente ha letto. Quando si dilata fino ad essere molto leggera diventa fuoco. Sebbene la prima fonte di vita sia in realtà la luce con il suo calore, senza il quale l'acqua contenuta nell'aria inspirata non evaporerebbe nel corpo e ne provocherebbe la morte per annegamento. Secondo gli antichi Veda, egli non aveva tutti i torti, Anassimene, perché se la manifestazione esterna di sorella aria è il vento, la sua manifestazione interna è l'aria vitale. Quest'alito di vita presente nel corpo si divide in 10 arie e coloro che praticano lo yoga della respirazione si allenano a governarle e a rigenerarle. Esiste un'area della digestione, un'area della tosse, una dello sbadiglio, dello starnuto e persino un'area per l'apertura e la chiusura delle palpebre. Si chiama Krikara, Krikara Vayu. Veniamo alla vita inspirando e ne usciamo espirando. Sorella aria ci accompagna in tutte le fasi del nostro soggiorno terreno e la sua qualità determina lo stato della nostra salute psicofisica. Molte malattie fisiche e psichiche sono dovute alla cattiva circolazione dell'aria nel corpo. Dobbiamo dunque assicurarci che la nostra vita non sia troppo sedentaria né troppo stressante. Come il sangue, anche l'aria deve circolare bene nell'organismo perché lei pura e leggera all'origine che ci assicura una vita serena ed equilibrata. Dimora prima della tangibilità in questo mondo, perché è il primo elemento materiale che noi possiamo toccare, l'aria. Quando mettiamo la mano così, anche se non ci accorgiamo, è impercettibile, ma c'è il tocco dell'aria. Quando c'è il vento lo sappiamo, ne siamo consapevoli, che la stiamo toccando. Dimora prima della tangibilità in questo mondo, sorella aria è percepibile col senso del tatto e la sua azione è individuabile grazie ai suoi movimenti che veicolano i suoni presenti nell'etere. Se c'è un forte vento e un suono va controvento, sorella aria lo porterà via. Prana in lingua sanscrita, pneuma in lingua greca, chi per i taoisti, Ilmatar nella mitologia scandinava, Freya per i Celti e dio del vento notturno per gli Aztechi, sorella aria è l'invisibile principio della composizione e della fruttificazione, causa stessa del fuoco e nello stesso tempo mediatrice tra il fuoco e l'acqua. Circola liberamente nello spazio etereo, penetra la terra, accende e ravviva il fuoco, aderisce all'acqua con cui si mescola. Quando è compressa, sorella aria diventa una forza potente. Esplode sorella aria. Quando è compressa nei pneumatici, per esempio, scoppia una ruota. Una forza molto potente, sorella aria. Volete dire qualcosa? Sì? Hare Krishna.
Io nella Bhagavad Gita è detto che l'anima è avvolta da queste cinque arie per risvegliare la propria vera identità, la propria vera coscienza è necessario purificare queste arie per vedersi veramente. In che senso? Cioè, come si fa? Cioè, noi siamo avvolti da queste cinque aree, come facciamo a purificarle? Cioè, praticamente non ho capito questo. Allora, innanzitutto andiamo al verso 4.27, dove Krishna parla del sacrificio dell'aria, poi ne parleremo. Allora, ci sono cinque arie principali e cinque arie secondarie. Adesso io non me le ricordo tu. Kanyangai, Sheshinitai, Sachinanda, Nekijai. Sì, non parla delle, parla solo delle cinque principali, poi ci sono quelle secondarie. Allora, vabbè, poi le vediamo con calma. Dunque, coloro che desiderano raggiungere verso 4.27 la realizzazione spirituale col controllo dei sensi e della mente offrono. Ecco, qui abbiamo fratello fuoco. Nel fuoco della mente controllata, le attività dei sensi e il soffio vitale. Soffio vitale è appunto fatto di queste arie, che si chiamano, dice Prabhupada, Pranavayu. Dunque, Pranavayu non solo è diciamo, la totalità delle arie che circolano nel corpo, ma è anche un'area in particolare che ha la funzione di regolare l'interazione dei sensi con i loro oggetti, permettendo all'orecchio di ascoltare, agli occhi di vedere, al naso di odorare, alla lingua di gustare, alle mani di toccare. Tutte attività queste che si svolgono esternamente a sé, perché noi non siamo questo corpo. Un'altra area, la Panavayu, è discendente, quindi lavora nelle parti basse del corpo. L'Udanavayu è ascendente, il Vyanavayu contrae e dilata e il Samanavayu stabilisce l'equilibrio. Quando una persona è illuminata nella conoscenza, può usare ciascuna di queste aree nella ricerca della realizzazione spirituale. Quindi potete leggere la spiegazione del verso 4.27. Pranavayu, Apanavayu, Udanavayu, Vyanavayu e Samanavayu sono le cinque aree principali. 4.27. E poi ce ne sono cinque secondarie che adesso non mi ricordo, però regolano proprio queste funzioni che io ho citato qui. Cioè, la tosse, lo sbadiglio, lo starnuto, dunque, no, la digestione, la tosse, lo sbadiglio, lo starnuto e la chiusura e l'apertura delle palpebre. In sanscrito, Nagavayu, Kurmavayu, Krikaravayu, non me le ricordo tutte. Per esempio, perché noi sbadigliamo, lo sapete? Esatto, perché manca l'ossigeno, manca aria e quindi quell'aria lì che governa lo sbadiglio sta attingendo aria all'esterno, attraverso lo sbadiglio. La tosse serve per espellere un corpo estraneo, in genere funziona così la tosse, il colpo di tosse, quello normale. Il disordine delle arie è dovuto a una cattiva gestione della propria fisicità, essenzialmente. Come noi dobbiamo curare la circolazione del sangue, così dobbiamo curare anche la circolazione delle aree. Quindi bere molta acqua, molti liquidi, mangiare cose molto sane, anche molto crude, tanta insalata mista, frutta, cose crude che rigenerano e sono piene di aria. Di principio vitale proprio. E poi perché siamo disordinati nelle nostre abitudini quotidiane, magari dormiamo o troppo poco, o troppo. Siamo troppo sedentari o siamo troppo attivi. Quindi bisogna sempre, Krishna spiega nel sesto capitolo della Bhagavad Gita, bisogna equilibrare tutto, no? Trovare la moderazione in tutto. E bisogna lavorarci poi su questo. L'alimentazione è fondamentale per una buona gestione delle aree del corpo, tenerle pulite, ordinate. Noi dobbiamo tenere pulito e ordinato il nostro corpo come teniamo pulita e ordinata la nostra casa. È così. E così possiamo tenere ordinata e pulita anche la nostra mente. È
che è fondamentale per poter poi regolare bene le nostre attività, i nostri pensieri. Una casa disordinata è difficile da governare, così anche una mente, un corpo disordinato, sono difficili da governare, controllabili. Quindi noi dobbiamo tenere sempre tutto in ordine e pulito. Allora, per quanto temporanea sia la nostra vita in questo corpo, o meglio, la nostra sopravvivenza in questo corpo, almeno ce la rendiamo, diciamo, meno spiacevole possibile, no? Già di per sé non è gradevole. No? Hare Krishna. Poi quando gli anni passano uno comincia a realizzarlo di più. Questo. Che non è proprio il massimo, diciamo, la vita nel corpo materiale. Però se noi siamo appunto, ci situiamo sempre, ogni giorno, ci sforziamo di situarci nella facciata interna, allora dimentichiamo questa cosa, la trascendiamo e siamo sereni. Volete dire qualcosa? Hare Krishna, andiamo avanti. Con Fratello Cielo è Kam, 7-4, l'etere. Primo elemento materiale grossolano che Krishna cita, Kammano Buddhi Revacha, l'etere. Un punto microscopico brilla, poi un altro. È l'impercettibile, è l'enorme. Questo lumicino è un focolare, una stella, un sole, un universo, ma questo universo è niente. Ogni numero è zero di fronte all'infinito. L'inaccessibile è unito all'impenetrabile, l'impenetrabile è unito all'inesplicabile, l'inesplicabile è unito all'incommensurabile. Questo è il cielo. E questo è Victor Hugo. Fratello cielo, non è soltanto la volta celeste che vediamo sopra di noi, è tutto lo spazio presente fuori e dentro il nostro corpo. Fratello cielo è dappertutto ed è lo spazio etereo che trasporta il suono. All'inizio era il verbo, il suono spirituale, inizio della creazione a partire dal cielo. Dal suono divino primordiale si genera l'etere ed oggi anche la scienza moderna conosce bene la sinfonia universale che diede inizio al mondo usando come mezzo di trasporto il cielo. La sapete questa storia? Che nel 2000 una squadra di astrofisici di tutto il mondo, tra cui Massimo Corbucci, che è un astrofisico italiano, hanno fatto una ricerca dei suoni dell'universo. Già questa ricerca andava avanti da tempo, era un ulteriore esperimento. Beh, innanzitutto si era ascoltata la sinfonia di Bach all'interno degli anelli di Saturno, perché questi grandi musicisti non fanno altro che intercettare i suoni che esistono già nell'universo e metterli in musica. Quindi Bach ha praticamente percepito i suoni degli anelli di Saturno, le vibrazioni sonore. Ma questi astrofisici hanno scoperto che esiste un suono di base nell'universo, da cui poi si espandono i vari suoni che contraddistinguono i vari pianeti. E questo suono di base corrisponde all'armonica di un flauto. Lungo 300.000 anni luce. Questo hanno detto, probabilmente anche più lungo, il flauto di Krishna. Però loro hanno calcolato una distanza incalcolabile, cioè perché per noi uomini, esseri umani, è incommensurabile, 300.000 anni luce. Quindi hanno praticamente scoperto Govinda, il Signore primordiale, che con il suo flauto ha dato inizio al mondo, altro che Big Bang. Qua l'uomo del Kali Yuga non sa concepire altro che esplosioni, no? Boom, facciamo saltare in aria tutto. Tra un po' facciamo esplodere la terra intera, no? Con le armi e con le bombe. Hare Krishna. Per cui
No, il mondo è iniziato con il Verbo, e il Verbo era quello, la sinfonia divina del flauto di Krishna. Che si manifesta anche nella forma verbale come Om. Sì, ma questo Om, che è alla base dell'universo e corrisponde all'armonica di un flauto. Quello è il punto. L'armonica precisamente è un esatto, sì. Sì, questo bisogna essere degli specialisti in materia, io non sono una che conosce queste cose. Prendo atto di questo e prendo atto del fatto che è tutto lì, voglio dire, Krishna suona il flauto, c'è poco da fare. Sì, sì, è lì. È proprio alla base dell'universo e mantiene l'universo. Non è che il flauto di Krishna c'è all'inizio e poi non c'è più, poi Krishna se ne torna a Goloka Vrindavana, fatto il lavoro. No, rimane lì a sostenere, perché tutto è sostenuto da questo verbo, questa vibrazione sonora iniziale, altrimenti crollerebbe tutto giù. Anche i pianeti come si mantengono in orbita? Sospesi nello spazio senza cadere di sotto. Così tutto si mantiene su per il potere divino, no? Poi ovviamente Krishna si espande, quindi ci sono tante persone che sono i suoi aspetti, sue energie diverse che gestiscono tutto questo. Per esempio la forza di gravità è gestita da Balaram, che è il signore della forza. Bala significa forza, quindi la forza di gravità. Come mai la mela è caduta dall'albero? Perché c'è la forza di gravità, ma che cos'è questa forza di gravità? È un potere mistico. Chi è che sa creare la forza di gravità? Magari si può creare un ambiente senza forza di gravità, no? Ma qualcuno sa creare un ambiente con la forza di gravità? Solo Balaram può, la prima espansione di Krishna. Quindi, con il suono, anche l'ascolto viaggia nel cielo, l'ascolto. Laddove c'è il suono, c'è l'ascolto. Quell'ascolto che è la chiave di comprensione di tutto ciò che è spirituale e immateriale. Perché noi impariamo anche le arti materiali con l'ascolto. Qualunque cosa noi impariamo con l'ascolto. Anche a mangiare, quando siamo piccini, come si tiene il cucchiaio, come si tiene la forchetta, tutto impariamo con l'ascolto. Anche quando impariamo qualcosa guardando, anche quella è una forma di ascolto. Noi poniamo la nostra attenzione su qualcosa. Questo si chiama ascolto. Quando guardiamo Fratello Cielo, possiamo vederlo come la porta d'accesso al mondo che ci circonda e al mondo spirituale oltre il suono. Quindi, quando guardiamo Fratello Cielo, possiamo vederlo come la porta d'accesso al mondo che ci circonda e al mondo spirituale oltre il suono. Quanti sogni facciamo quando guardiamo le stelle di notte? No? Chissà che cosa c'è di là. Adesso non mi ricordo, credo che fosse Confucio che ha detto: le stelle non sono altro che buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito. Yes. E in effetti quelle lucette non sono altro che il riflesso della luce spirituale, no? Perché a modo suo ha detto una cosa vera. Sono visioni antiche, cioè nel momento in cui arrivano, sono partite da qualche milione di anni queste visioni, perciò molto probabilmente non esistono più.
l'immagine di quelle stelle è partita qualche milione di anni fa, è arrivata da noi. Infatti, alla fine dei conti, bisogna arrivare sempre all'essenza delle cose, cioè per quanto temporaneo possa essere tutto questo, abbiamo detto prima la natura delle perfezioni che ci fanno capire che è l'immagine di Dio e delle imperfezioni che ci fanno capire che ne è solo l'immagine. Al di là di tutto questo, noi dobbiamo capire che tutto questo emana da una realtà che è eterna. È il suo riflesso, è l'immagine di quella realtà eterna, che esiste eternamente. Le stelle vengono dalle stelle spirituali, le stelle materiali, che poi a un certo punto di cui rimane solo un'illusione, no? Un'energia riflessa. Sono illusioni vere e proprie, sì. Perché, se sa, nascono chiaro. Come sono fatte, ma soprattutto non esistono più. Chiaro. Non si sa neanche dove sono andate. Chiaro. Per questo bisogna andare oltre. Oltre. Come San Francesco va oltre l'aspetto esterno delle cose, va nella facciata interna. E scopre poi chi? Il Paramatma, il Signore di tutto questo. Ovviamente oltre il Paramatma sappiamo che c'è Bhagavan. Bhagavan significa tutto il mondo spirituale, da cui questo mondo materiale emana. Nel senso che da dove viene tutto questo? Dal niente. Com'è possibile che venga dal niente? Certo, la fisica quantistica ha definito che esiste un mondo del nulla da cui saltano fuori tutte queste cose, no? Tutte queste forme, queste creazioni hanno... Sì, ma quel nulla che loro definiscono così, il vuoto quantistico, il vuoto quantico, non è altro che il Brahman, la luce infinita, il paravioma, il cielo spirituale. E quella creazione materiale che noi vediamo è messa in atto attraverso i paramanu, che sono gli atomi di luce del Brahman. Se noi scomponiamo la materia, che cosa rimane? Quali atomi? E qual è la parte più piccola dell'atomo? La luce, gli elettroni, i fotoni. Quindi, cosa rimane? Luce. Quando questi paramanu, questi atomi di luce spirituale, vuoi dire qualcosa? Aspetta. Una stupidaggine in realtà, perché ieri abbiamo fatto siamo andati a fare teatro, abbiamo fatto delle improvvisazioni ed io volevo fare il professore dell'università che spiegava l'atomo e allora così è venuto. Hare Krishna, hai fatto l'associazione, sì. Ok, tutto qua, dai, grazie. E praticamente rimane solo luce. Perché ci sono questi paramanu, questi atomi di luce del Brahman, che vengono filtrati dai guna, la virtù, la passione e l'ignoranza, in un'infinità di combinazioni di questi tre guna, e che quindi vanno a dare forma, colore, consistenza a tutte le manifestazioni che noi vediamo, ascoltiamo, tocchiamo, gustiamo, odoriamo, percepiamo in una forma o nell'altra, sia dal punto di vista grossolano che dal punto di vista sottile. Sono tutto frutto dei triguna. Questo tavolino, per esempio, è una forma solida, è una forma molto concentrata, atomica molto concentrata, e più è solida, più è piena di ignoranza. Perché? Okay. Ovviamente è proprio grossolano, molto grossolano. Nonostante questo, se noi la mettiamo al servizio di Krishna, si spiritualizza. Quindi non c'è limite a quello che noi possiamo spiritualizzare in realtà. Perché i guna possono legarci, ma possono anche liberarci. Se noi li vediamo come energia di Krishna, ne percepiamo anche la luminosità intrinseca, l'origine. Il nostro canale interiore si apre e noi percepiamo, andiamo all'origine di quella cosa lì. Per cui sì, la parte più piccola è tutto Brahman. E fratello cielo è molto vicino a questa sostanza. Niente può scuotere il cielo, neanche il vento. Esso resta sempre invariato
e le forme sonore che viaggiano attraverso i suoi sentieri sono invisibili, perché la loro consistenza è sottile quasi quanto la sostanza spirituale, alla quale Fratello Cielo è molto vicino. Leonardo da Vinci scrive: «Il nostro corpo è sottoposto al cielo e il cielo è sottoposto allo spirito». Tanti sono i poeti, i filosofi e gli scienziati che rivolgono lo sguardo al cielo, chi per coglierne i segreti, chi per esplorarne le vie, chi per decantarne il fascino e il mistero, come gli antichi mistici dell'Asia Minore nell'inno orfico al cielo, che adesso leggeremo. Jai, Shishinitai Sachinandana Ki, Jai. Quindi praticamente ci sono questi mistici dell'Asia Minore che hanno scritto un inno orfico al cielo. Etere che splendi in alto, elemento, in realtà non splende solo in alto, non lo so, splende ovunque. Elemento ottimo del cosmo, o germoglio splendente, apportatore di luce, rilucente di stelle, invocando ti supplico di essere temperato e sereno. Poi qui c'è anche una poesia di Giacomo Leopardi, che io, perché Giacomo Leopardi è di Recanati, quindi è marchigiano, no? Non so se leggervela, L'infinito, è molto famosa questa. Lui, diciamo che ha realizzato un po' l'aspetto impersonale della verità assoluta e si è, nella sua disperazione, nella sua sofferenza, si è abbandonato a questo aspetto, perché non, ovviamente anche lui alla fine ha lottato, si è ribellato, alla fine in qualche modo ha dovuto prendere rifugio da qualche parte. Sempre caro mi fu quest'ermo colle, questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando interminato spazio di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovvien l'eterno. E le morte stagioni, e la presente è viva, il suon di lei. Così tra questa infinità s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare. Cioè praticamente il cielo, l'etere, evoca l'infinito, evoca il Brahman. E in realtà con la nostra intelligenza noi non possiamo superare questa barriera qui. Possiamo arrivare a concepire il Brahman con la nostra intelligenza. E Leopardi ci è arrivato, di fatto, come tanti. Ma per andare oltre questa visione qui, noi dobbiamo affidarci alle autorità spirituali, a coloro che ci rivelano quello che c'è oltre questa cortina silenziosa e quieta del Brahman, dove uno galleggia, no? Come dice Leopardi, e il naufragar m'è dolce in questo mare. I buddhisti, i monisti in generale, i gnani, coloro che percepiscono la varietà come una fonte di materiale, come una fonte di sofferenza, negano anche la varietà spirituale, perché hanno paura di soffrire, pensano che la varietà sia la fonte della sofferenza, non pensano che sia l'illusione la fonte della sofferenza, il fatto di voler utilizzare quella varietà per godere con il corpo materiale, godere materialmente. Quindi attribuiscono la responsabilità a qualcuno che non è loro, non si attribuiscono responsabilità praticamente, e negano tutto e pensano di fondersi in questo mare infinito del Brahman, perdendoli, mare infinito del Brahman, perdendo l'individualità. Di fatto alla fine è questo, io mi sciolgo, mi dissolvo in questo grande mare, no? Ma Prabhupada spiega nel libro Gli insegnamenti di Kapila Muni, Kapila Deva, che neanche a livello materiale ci si può dissolvere, perché per quanto ci siano delle sostanze che sembrano omogenee, sono fatte di particelle separate. Il mare sembra una sostanza omogenea, ma in realtà è fatto di gocce individuali che sono sempre separate tra loro, perché le stesse molecole che formano un elemento sono tutte separate tra loro.
I raggi del sole sembrano una sostanza unica, in realtà sono tutte particelle di sole, particelle di fotoni. Quindi neanche a livello materiale è possibile fondersi, dissolversi, sciogliersi, figuriamoci a livello spirituale. Quindi sempre c'è questa individualità eterna. E Krishna dà questo insegnamento come prima istruzione ad Arjuna nella Bhagavad Gita. Dopo che Arjuna si è arreso, cosa dice Krishna? Natuevaham jatunasam najam nevet no natvam neme janadipa nachaivana bhavishyama sarve vayamatapara. Yes. No, aspetta, adesso vediamo. Non mi ricordo. Meno male che almeno mi sono ricordato il verso. Hare Krishna. No, 2.12. Yes. 2.12. Mai ci fu un tempo in cui non esistevamo io, tu e tutti questi re, e mai nessuno di noi cesserà di esistere. Figuriamoci. Quindi l'individualità è un principio assoluto, eterno, ed è proprio la prima istruzione di Krishna nella Bhagavad Gita. Figuriamoci quanto è importante. Sulla base di questo che poi si può comprendere tutto il resto. Se noi neghiamo l'individualità, e allora andiamo a naufragare, ci illudiamo di naufragare nel mare infinito, ma in realtà neanche lì si rimane. Come si fa? Non si può, perché siamo individui eterni, quindi prima o poi ci annoieremo. Magari all'inizio proveremo un po' di sollievo, no? Ah, finalmente, galleggio. Poi dopo un po' cominceremo a guardarci intorno. Ma che noia, non c'è nessuno qua. Non si fa niente, non c'è niente, non c'è nessuno. Ma noio. E quindi vorremmo godere in qualche modo di qualche varietà. Noi siamo Ananda Mayo Vyasat, per natura pieni di piacere, e la varietà è la madre del piacere. Se non c'è varietà, dov'è il piacere? Il problema è godere di una varietà che non è spirituale. Lì è il problema. Godere della varietà spirituale va bene. E qui c'è, si può fare un seminario solo su questo, sul godimento della varietà spirituale. Hare Krishna. Allora, da fratello cielo, naturalmente, si passa, Francesco passa a sorelle nuvole. Perché? Perché fluttuano nel cielo. Concepite dal sole nel grembo dell'aria, quindi concepite dal sole nel grembo dell'aria, sorelle nuvole sono formate da tante piccole gocce in sospensione che diventano aghi di ghiaccio durante la stagione fredda. Durante il giorno hanno un colore bianco perché riflettono la luce del sole, ma quando si caricano di pioggia diventano scure. Nella Brahma Samhita, Samhita significa inno o preghiera di lode, laudato sì, mio Signore, dal Pancharatra Vedico, ovvero la sezione di Veda che riguarda l'adorazione a Dio, si legge che il Signore è Asita Ambuda, scuro come una fresca nuvola carica di pioggia. Il colore imponente e insondabile della nube, il colore imponente e insondabile, voi avete mai contemplato una nube? È insondabile il colore della nube. Il colore bianco è abbastanza piatto, ma quello della nube è profondo, è infatti il colore di Krishna. Il colore imponente e insondabile della nube è una caratteristica di Dio anche secondo la testimonianza biblica. Si legge nei Salmi. Parlava loro da una colonna di nubi. L'Antico Testamento continua riferendo che il Signore apparve nella tenda in una colonna di nube. Allora il Signore rivelerà la sua gloria e la nube come appariva a Mosè. Il suono delle trombe, dei cembali, che sono questi che usiamo noi, e degli altri strumenti si levò per lodare il Signore. Questo è tutto Antico Testamento. Allora il Tempio si riempì di una nube, cioè della gloria del Signore. La gloria del Signore si alzò sopra il cherubino, verso la soglia del Tempio, e il Tempio fu riempito dalla nube.
e il cortile fu pieno dello splendore e della gloria del Signore. Qui riprendo io e dico: sorelle nuvole sono dunque piene della gloria di Dio. Strati, nembostrati, stratocumuli, cirri, altostrati e via dicendo, con le loro forme variegate le nuvole manifestano l'immensa creatività di Dio. Fratello Sole attrae a sé l'acqua degli oceani, dei laghi e dei fiumi. La condensa in nuvole e ne distribuisce la ricchezza secondo l'ordine divino. È dall'antica sorgente rituale dell'Asia Minore che leggiamo l'inno alle nuvole. Nubi aeree, nutrici dei frutti, erranti nel cielo, generatrici di piogge, spinte dai venti per il cosmo, tonanti, fiammeggianti, ruggenti dagli umidi sentieri, che nel grembo dell'aria avete fragore raccapricciante, dai venti tirate rapidamente in senso contrario rimbombante, ora vi prego, vestite di rugiada, ben esposti alle brezze, di mandare sopra la madre terra piogge nutrici di frutti, come accadeva nel Satyayuga. Siccome già siamo nel Kali Yuga qui, già questa antica sorgente rituale dell'Asia Minore non si parla di più di 3.000 anni fa. Kali Yuga è cominciato 5.000 anni fa. Già non pioveva più come nel Satyayuga. Com'erano le piogge in Satyayuga? Erano dolci. Le brezze erano dolci, tutto era molto dolce, era come un'eterna primavera. Il pianeta Terra non rimbombava di questi rumoracci, le macchine, i mezzi pesanti, l'asfalto, il ferro, le lamiere. Questa è l'età del ferro, il Kali Yuga, lo vediamo soprattutto nelle città, questo è chiaro. E era tutto molto dolce, la pioggia cadeva solo di notte, quando tutti dormivano. E cadeva dolcemente, non faceva danni, non faceva alluvioni, non creava inondazioni, non faceva esondare i fiumi, anche perché l'uomo non interveniva sulla natura in modo così invasivo, invadente e invasivo, non creava distonia nella natura, non disturbava l'ecosistema, viveva in armonia con la creazione divina. E quindi non c'erano tutti i problemi che ci sono oggi. Nonostante questo, già non pioveva 3.000 anni fa come pioveva in Satyayuga, anche perché siamo molto distanti dal Satyayuga. Bisogna passare attraverso lo Dwapara Yuga, che dura quanto? 1.800.000 anni? Dwapara Yuga. No, 800.000 anni. 800.000 anni circa. Sì. Poi c'è il Treta Yuga, che dura... Sì, a ritroso. 864. Il doppio. Vuoi dirlo ad alta voce? Vuoi dirlo con il microfono? Allora, ci sono le quattro, è la durata delle quattro ere. Aspetta, adesso. Il Kali Yuga 432.000, la terz'ultima 864.000. Che è lo Dwapara Yuga. Che è il Dwapara Yuga. Sì. E poi la seconda dura tre volte il Kali Yuga, quindi sarebbero 1.200.000, circa, sì. E poi il Satyayuga quattro volte la durata del Kali Yuga, un milione. Quasi 2 milioni, quasi di 1.800.000, sì, circa. Anni, Satyayuga, quindi siamo molto lontani dal Satyayuga adesso. Mi stavo ricordando un'altra cosa a proposito del cervo, torniamo un attimo indietro, però vai. A ritroso, che c'è un verso della Bhagavad Gita che mette insieme il cielo e il vento. Qual è? Quando dice Yatakash Stitonityam Vayusarva Tragomhan, il settimo verso del nono capitolo, cioè il vento possente rimane sempre nello spazio etereo, cioè così vai. Tutti gli esseri viventi rimangono sempre in me. Hare Krishna. Dove l'etere è paragonato proprio al Brahman, cioè a Dio, la persona suprema, okay. Che tutti gli esseri rimangono in lui. Citata Sarvani Karmani, Matstaniti Uvararayam, cioè tutti gli esseri rimangono sempre in me. Yes. Yatakasha Stitonityam, Vayu Sarvatra Gumaham,
Tata sarvani bhutani matstaniti upadaranya. Stanno insieme cielo e vento. Come il vento possente che soffia in tutte le direzioni rimane sempre nel cielo, sappi che tutti gli esseri creati risiedono in me. Grazie Prabhu. Hare Krishna. Sì, è una fonte di ricchezza questa Bhagavad Gita. Poi la scopriamo, è da scoprire, tutto da scoprire. Sorelle nuvole sono così essenziali che senza di loro non c'è la pioggia e senza la pioggia tutto avvizzisce. La pioggia è dunque indispensabile alla vita sulla terra. E lo leggiamo nel terzo capitolo della Bhagavad Gita, dove c'è il ciclo delle dipendenze. Proprio una cosa dipende dall'altra. Allora, vediamo dov'è. Eccolo. Comincia con il verso numero 10. All'inizio della creazione, il Signore di tutti gli esseri popolò l'universo di uomini e Deva con l'ingiunzione di offrire sacrifici a Vishnu, il Signore, e li benedisse dicendo: siate felici grazie a questi sacrifici, perché il loro compimento vi procurerà tutti i benefici necessari per vivere serenamente e ottenere la liberazione. Perché questo in realtà è quello che dobbiamo fare. Cercare di vivere serenamente e alla fine liberarci dalla situazione, dall'illusione essenzialmente. Soddisfatti dei vostri sacrifici, i Deva a loro volta vi soddisferanno e da questi scambi reciproci nascerà per tutti la prosperità. Appagati dal compimento di questi yagya, i Deva incaricati di fornire le necessità della vita provvederanno a tutte le vostre esigenze, ma chi fruisce di questi doni senza offrire loro niente in cambio è certamente un ladro. I devoti del Signore sono liberi, dunque qui praticamente non è proprio quel ciclo di dipendenze, dopo viene. Qui però si parla appunto del fatto che i sacrifici sono l'essenza. Noi cantiamo il santo nome, facciamo il Sankirtan Yagya. Questo è un sacrificio, sacrificio del canto del santo nome, che soddisfa i Deva, che sono devoti di Dio, devoti di Krishna. Quindi, quando noi cantiamo il santo nome di Krishna, serviamo automaticamente anche i Deva e sono soddisfatti. Qui c'è il ciclo di dipendenze, comincia dal verso 14. Il corpo di tutti gli esseri trova sostentamento nei cereali che crescono grazie alle piogge. Le piogge sono prodotte dal compimento dei sacrifici che a loro volta nascono dai doveri prescritti. I doveri sono stabiliti dai Veda che emanano direttamente da Dio la Persona Suprema. L'assoluto onnipresente si trova dunque eternamente negli atti di sacrificio. Quindi uno dice: ma allora come mai quest'inverno ha piovuto così tanto? Nessuno ha fatto qualche sacrificio particolare, no? E sicuramente noi devoti non abbiamo procurato tutte le inondazioni, le devastazioni che ha fatto questa pioggia, perché le piogge, qui si parla di piogge normali, quelle benefiche, quelle che danno vita a tutti, no? Che aiutano. Non si parla di queste devastazioni che sono create dall'uomo come reazioni karmiche per tutti i peccati che si fanno, tutti gli errori, la mancanza di sobrietà, di equilibrio e di onestà. Ok. La pioggia è dunque indispensabile alla vita sulla terra. E che cos'è la pioggia se non sorella acqua? E quindi, dopo sorelle nuvole, viene sorella acqua. E abbiamo un pensierino di Federico Garcia Lorca, che si chiama Mezzaluna. La luna cammina sull'acqua, com'è tranquillo il cielo, vastegando lentamente il tremore vecchio del fiume, mentre un ramo giovane la prende per uno specchio. Per la grazia di Dio, sorella acqua si può ottenere facilmente in qualunque luogo ci sia la possibilità di scavare il terreno. San Francesco ne decanta così le qualità. Laudato simi Signore per sora acqua, la quale è molto utile et umile et preziosa et casta. L'utilità e la preziosità dell'acqua sono evidenti. Le si può quindi sintetizzare in poche parole. Disseta, lava, rinfresca, ammorbidisce
e addensa varie misture. Non altrettanto evidente è la sua umiltà, che sorella acqua manifesta scorrendo sempre e soltanto verso il basso. Casta perché pura all'origine, per gli antichi greci l'acqua era una divinità irrequieta, senza posa. Nel pensiero greco, sorella acqua è il principio ordinatore del mondo e in questo ruolo è sempre presente nelle teorie dei cosmologi antichi. Per Eraclito è il simbolo per eccellenza del perenne fluire delle cose e nel poema mesopotamico Enuma Elish, sorella acqua è Apsu, la prima sostanza materiale che ha sapore. Gli antichi Veda affermano che Dio è Apsurasa, il sapore originale dell'acqua, e che prima della creazione egli è già qui sulle acque causali e su quelle universali. E nella Genesi, infatti, lo leggiamo, lo Spirito di Dio incombeva sulle acque. Detto in modo molto sintetico, ma insomma siamo lì. Quindi questo verso meraviglioso della Bhagavad Gita in cui Krishna dice io sono il sapore dell'acqua è il verso 7-8 e lo leggiamo. Quindi ricordate, Enuma Elish, poema mesopotamico, dice proprio questo: Rasoham Apsu Konteya, sono il sapore dell'acqua. Perché il sapore? Perché l'acqua è il primo elemento materiale grossolano che ha sapore. Il suono porta cosa? Praticamente l'udito, ciò che si può ascoltare, porta l'ascolto con sé, no? Noi possiamo ascoltare attraverso il suono. L'aria porta con sé la tangibilità. Possiamo toccare l'aria, non possiamo toccare il suono, non possiamo toccare l'etere, ma l'aria la possiamo toccare. Possiamo solo ascoltare il suono. D'altra parte l'aria contiene in sé anche l'etere. Ogni elemento successivo contiene il precedente, e quindi è più completo. Dopodiché abbiamo il fuoco che possiede forma. È il primo elemento materiale grossolano che possiede una forma e quindi lo possiamo vedere. Dopodiché viene l'acqua, che è il primo elemento materiale grossolano che possiede sapore e la possiamo gustare. Dopodiché viene la terra, che è il primo elemento materiale grossolano che possiede l'odore. E quindi quando l'acqua odora è perché c'è della terra dentro, altrimenti l'acqua pura non ha odore, ha solo sapore, e possiamo odorarla. Quindi è l'elemento materiale grossolano più completo perché possiede tutti: etere, aria, fuoco, acqua e terra. E dunque il sapore dell'acqua, Apsu, lo sapevano in Mesopotamia perché c'era la cultura vedica, ancora era lì presente molti anni fa. Quando sorella acqua è calma e chiara, è come la mente di una persona santa. È una persona santa, è del tutto simile all'acqua perché è libera da ogni contaminazione. È dolce per natura e con le sue parole crea una vibrazione piacevole come il suono dell'acqua che scorre. È sufficiente vedere e ascoltare una persona santa per purificarsi come si fa a contatto con l'acqua pura. Federico Garcia Lorca racconta l'acqua nel suo aspetto dolce e tranquillo. O pioggia silenziosa, senza burrasca e senza vento, pioggia serena e pacifica di campi e di dolce luna, pioggia buona e pacifica, vera pioggia, quando amorosa e triste cadi sopra le case. Invece Pablo Neruda ne descrive la potenza. Tuona tra i pini, la nube densa sgrana le sue uve, cade l'acqua da tutto il cielo vago, il vento scioglie la sua trasparenza, si riempiono gli alberi di anelli, di collane, di lacrime fuggenti. Goccia a goccia la pioggia si raccoglie ancora sulla terra. Un solo tuono vola sopra il mare e i pini. Un tuono opaco, scuro, un movimento sordo, si trascinano i mobili del cielo. Di nube in nube cadono i pianoforti dalle altezze, gli armadi celesti, le sedie e i letti cristallini.
Tutto è trascinato dal vento, canta e racconta la pioggia. E questa è il tempo, la descrizione sua del temporale. Il principio dell'acqua come mezzo di purificazione si fonda sulla proprietà di sorella acqua di accrescere il volume delle altre sostanze a cui è aggiunta. Attenzione, questo è un principio, poi lo ripetiamo. Ella accetta l'acqua che noi usiamo per purificarci, noi la offriamo sull'altare e poi ci viene messa in testa l'acqua. Ella accetta un quarto delle contaminazioni causate dall'azione sbagliata. Perciò è considerata una medicina teologica e la pratica della benedizione dell'acqua è presente in tutte le religioni, sia in Occidente che in Oriente. Perché il principio dell'acqua come mezzo di purificazione si fonda sulla proprietà di sorella acqua di accrescere il volume delle altre sostanze a cui è aggiunta. Quindi praticamente lei assorbe questa capacità di assorbimento, che è propria della sua natura, praticamente. Scorrendo in fiumi e cascate, sorella acqua è presente ovunque in grandi quantità. E per stasera ci fermiamo qui. Dai. Volete dire ancora qualcosa? E manca anche fuoco, domani? Fratello fuoco. Lo fuoco. Volete dire qualcosa? Se non ci fermiamo. I dati sono stati tanti. Hare Krishna. Beh. Eh sì, perché questa preghiera è piccola, però è tanto grande. È frutto di una grande realizzazione. In realtà noi abbiamo detto veramente proprio così. Le cose che, cioè. Poi c'è la realizzazione statica di San Francesco. Lui quando cantava questa preghiera era in estasi, volava. Si dice di San Francesco che lui quando andava in estasi andava su, levitava. Ah, sì, San Giuseppe da Copertino. Sì, San Giuseppe da Copertino, il santo che volava. Beh, ce ne sono un po', ma lui è il più famoso, San Giuseppe da Copertino, eh? Proprio volava, lui quando andava in estasi andava su proprio, veniva trasportato verso la divinità, no? Così, inesorabilmente, non se ne accorgeva manco. Ma anche San Francesco era così, ogni tanto lo trovavano per aria. Sì, era così. Hare Krishna. Sì, lo rimetteva giù. Figuriamoci. Sì. No, dico, se San Francesco comunque aveva realizzato il Paramatma, sì. Anche se magari non anche nell'atomo, in ogni atomo della creazione. Ok, magari non l'aveva realizzato, però non aveva capito che c'era una fonte di ogni Paramatma nel cuore di ognuno. Cioè a Bhagavan non c'era proprio arrivato oppure stava comprendendo? Questo noi non lo sappiamo. Questo sicuramente ha realizzato il Paramatma e dai suoi insegnamenti, da quello che lui dice si evince questo. Che lui ha realizzato il Paramatma. Poi non so se quanto altro avesse realizzato e magari non lo volesse. Certo c'è un fioretto di San Francesco in cui si narra di lui che va nel bosco e io durante il notturno, da dove è uscito questo, ho citato una bellissima canzone che non so di chi è, non mi ricordo, Maturam. Di chi è? In cui si parla di tutti gli aspetti del Signore Supremo che è Maturam, dolce. Bilva Mangala Thakur, jai. Ah, esatto, Bilva Mangala Thakur, Lila Sukha. Hare Krishna. E quindi praticamente l'ho citata perché questo fioretto, io ho riportato questo fioretto di San Francesco in cui lui con i frati se ne va nel boschetto e fanno Krishna Katha praticamente. Lui chiede a ognuno di esprimere le proprie realizzazioni su Dio e di glorificare Dio con le proprie parole. Erano tutti molto semplici e illetterati. Però grazie appunto all'intervento del Signore nel cuore, ognuno era in grado di dire delle cose meravigliose.
Per cui il Signore, così soddisfatto di questa compagnia di devoti, appare tra di loro ed è descritto nel fioretto che appare in una forma bellissima, meravigliosa, piena di grazia e di dolcezza. Come un giovane, un ragazzo giovane, pieno di grazia e di dolcezza. Questo è Krishna. Quindi, dove arriva la realizzazione di San Francesco? E quindi ho citato questa canzone, Maturam, Maturam. Quindi, puro devoto del Signore. Maturam, Maturam, no, Maturam, Maturam. Ma come minimo, come minimo. Certo, Hare Krishna. Maduram, scusami, Maduram è il Maduria proprio, la dolcezza trascendentale. Come? Che una delle città più importanti dell'India è Madurai. Ci sì. Sono dei templi sì. meravigliosi. Sì, ci sì, sono sì. stato. Dov'è? Nel sud? Sta. Mi sembra nel Tamil Nadu, Hare Krishna. Proprio, ma è una città santa. Sì, sì. È fatta. Adesso, ti dico delle costruzioni. Vedi che quelle in verticale, esatto, sì. quelle là fatte quasi a piramide, esatto. Ma ce ne stanno a decine, come no. tutte quante fatte a mano. E qui dentro ho ascoltato dei bhajan. Anche a Tirupati, dove c'è Balaji, Tirupati Balaji, sono luoghi meravigliosi, quelli dove il culto è... Madurai, come no? Figuriamoci. Per cui, insomma, se uno va a leggersi un po' le fonti francescane, i fioretti di San Francesco, vede che lui sapeva tante cose che magari non divulgava troppo. Ma insomma lui sicuramente ha realizzato, era un santo. Ok, sono le 7, allora se non avete niente da dire ci fermiamo qui e ci vediamo domani ancora dalle 5 alle 7 e completiamo. Qui ci sono le figure anche più un po' più ostiche del cantico delle creature, sono la sofferenza, la morte, ma alla fine sì, però ecco, lui vede come sorelle anche quelle e cercheremo secondo le nostre possibilità di aprire un po' anche questa strada qua. Dai. Sì. Sì. Almeno ci aiutiamo ad avanzare un po' su questa via. Ok? Prabhu, chiudiamo qui. Io vi ringrazio dell'ascolto e della partecipazione. Hare Krishna a tutti, tutte le glorie a Srila Prabhupada, tutte le glorie a San Francesco. Hare Krishna. Per domani sì, cominceremo dalla figura di fratello fuoco per andare poi a sorella madre terra, sorella morte corporale, che include anche appunto la sofferenza, la tribolazione, e lì entreremo un po' nel profondo di queste cose. Hare Krishna, Jai, Haribo.